Ciao ragazzi, prima di iniziare con il vero e proprio gameplay devo farvi partecipe di una cosa veramente molto molto bella su cui ho lavorato veramente per tanto e tanto tempo da quando è uscito Black Ops 3, ovvero questo qui ragazzi, abbiamo il mio emblema con YouTube Beastard, ma sotto abbiamo il biglietto da visita con il lupo e dietro c'è un altro lupo che ulula alla luna. Ci ho impiegato veramente tanto tempo perché, per chi non sapesse come sbloccare questo emblema, bisogna uccidere per 10 volte, ragazzi, un nemico che usa concentrazione, ma quando ha concentrazione attiva. E se guardate nelle partite, penso che ci sia l'1% di persone che utilizzano concentrazione e ucciderli 10 volte. Quando hanno attivo concentrazione è veramente un casino, o almeno per me lo è stato, ragazzi, non so se per voi è più semplice oppure magari trovate partite con persone che hanno tutti concentrazione, ma per me è stato veramente un casino. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo emblema perché secondo il mio avviso è veramente cattivo. A parte i soliti emblemi con i teschi e tutto il resto, questo qui veramente spicca rispetto agli altri, a mio avviso. Non lo so, ragazzi, scrivetemi tutti quanti i vostri pareri sotto nei commenti e adesso si parte. Ed eccoci qui, modalità salvaguardia. Finalmente ho trovato una squadra che va per l'obiettivo e che non gioca a deathmatch, cavolo. Quindi ragazzi, vi anticipo un attimo. No, ho ucciso, perfetto. Avanti così. Eccolo lì. Dai, dai con le fumogene. Dai con le fumogene, raga. Avanti, avanti. Avanti, guarda che squadra! Questo mi piace, ragazzi. Vedere una squadra così. Però ho finito le fumogene, quindi così quasi mi conviene smorire. Così poi ce li ho di nuovo, appena detto. Appena detto, però siamo già lì. Avanti e avanti. Avanti. Accucciamoci. No, c'era quello sulla destra. Dai. Questo che cavolo fa camperato lì? Ma io non lo so, non me lo spiego. Sì, ottimo. Vai avanti. Che bastardo si porta. No. Però ci ha messo lo zampino e ci siamo portati a casa subito il primo round. E adesso pronti a difendere. Io con il VMP ho ucciso 1500 persone. Come potete leggere, visto che l'ho prestigiato al secondo livello, si possono leggere le uccisioni a lato. Ed è veramente tanta roba, a mio avviso. Non è niente male. Era già là. Ma che cavolo ha messo? I razzi sotto i piedi, quello? Era già lì camperato a terra sdraiato? Siamo impazziti? Guardali qui! Vabbè che non ne ha ucciso neanche uno, solo Hitmarker? Vedi di morire te? Ah, aspettate, ma io c'ho il lanciarazzone. Perfetto. Oh! Dove pensi di andare te? Oh, lascialo lì. No, il trucco, questa ragazzi è mia opinione, è lasciare a 1 cm, non è morto. Lasciare il robot con uno sputo di vita. Sì, ma che anticipo c'hanno questi? C'hanno un anticipo allucinante? Così poi. Ma che cavolo è? Hanno già vinto anche loro? Cos'è sta roba? Oh, lasciamo lì il robot così. Il loro robot è
Ma no, distruggerlo del tutto. Questo secondo me non è giusto. È meglio lasciargli uno sputo di vita, perché poi torna più potente che mai e siamo absolutely fregati. Avanti? No, da dietro! Maledetti bastardi! Oh là! Sì, ma mancano 2 minuti, cioè! Non ce la faremo mai e poi mai. Dovremo lavorare per le stricche. Però ormai qua. Guarda lì lì! Eh sì, se avessi avuto il lanciarazzi, quella lì, raga, era una quadrupla. Un lanciarazzi così. Bam! Bastardo! E l'ho ucciso per un millesimo di secondo dopo. Avanti, raga, avanti, 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 avanti. Qualcuno stia là. Vuoi morire? Ucciso anche quello. No! In due. E non mi trovo moltissimo bene io con questo fucile qua. Non so come mai. Chi è che cavolo spara robe? Chi è che spara? Va bene, va bene, va bene. Stato robot nella norma. Minaccia risolta. Dai! Andate ragazzi, andate, andate, avanti. Che qui bisogna vincere sui millesimi di secondo. Sequenza d'avvio completata. Semi del robot online. Vi brucio tutti, bastardi. Venite qua, avanti. No! Dai, avevo fatto la tripla. Avevo fatto la tripla, bastardi. Avanti, avanti, bastardo. E lo porta dalla vittoria lui. Dai, impediamo di portare quel maledetto robot in meno di 2 minuti da noi. Questa volta ho provato a prendere il Shiva, che è un mega fucile putiantissimo. Ti è, morite bastardi. Ti è, pigliato anche l'UAV. Ma come da dietro? Ma da tutte le parti, no? Ti è. Avanti raga, sono anche ciechi, non vedono assolutamente nulla. Guarda assist. Avanti, dammi raps. Dammi raps, dammi qualcosa di violentissimo. L'Hellstorm. Vabbè, questo me lo tengo alla fine. Ma è già qua? Ma è già qui, veramente? Io non ci credo, raga. Cioè, veramente sono arrivati. No, dall'altra! Sistemi del robot nemico online. La situazione scopre. Autonomia GUAV al 50%. Perimetro di
No. Però come avete visto, il Shiva è veramente putiante. No! Dai, 15 secondi mancavano. Non ho potuto fare di meglio, ragazzi. 29-21. E vabbè, il punteggio fa schifo. Però il video si conclude qua. Spero vi sia piaciuto. Nemico. Scrivete nei commenti voi quale emblema volete assolutamente prendere e che ci state lavorando. Guarda, mi sta per oggi tutto. E noi ci vediamo al prossimo video.